alcuni dei messaggi degli ascoltatori. Scusate se sentirete un rumore di un microfono spostato, perché sono cieco e quindi non riesco a leggere in questo momento i messaggi. Allora, Grillo non si può alleare con chi ritira i rimborsi elettorali e chi non rinuncia al vitalizio. Sono stato socio fondatore del PD ed eletto alle prime primarie, ma anche delegato FIOM. Mi sono appena dimesso dal partito rimettendo la tessera del PD perché mi riesce impossibile tenere insieme la linea del mio sindacato con quella del mio partito. Fine della cinghia di trasmissione, ci parleremo da diverse sponde. Firmato, dico solo che il nome si chiama Natale, ma sono tutti messaggi. Questi politici vengono firmati, a differenza del più di quelli magari rivolti a me di improperi che non si firmano. Dopo 40 anni di PC, di SPD, ci scrive un altro ascoltatore, Mimmo, adesso per me la scelta è stata fatta da diversi mesi di quel Movimento 5 Stelle, siamo in tanti, grande stima per questa trasmissione, questa fascia oraria, però oramai la scelta è chiara, dopo tanti anni di impegno nel partito e molti messaggi in cui si chiede appunto di parlare più di cose concrete per non dare l'idea che il PD sia una cosa politicista. Non è stato il PD, sono stato io a scegliere oggi il tema impostandolo su alleanze o meno. Iniziamo ad ascoltare anche alcuni ascoltatori. Fabio da Firenze. Sì, buongiorno. Dica. Sì, volevo dire che Bersani è una bravissima persona, però ce lo vedo molto bene come ministro dell'economia. Il PD deve tirare fuori il jolly per vincere e governare 5 anni per il paese, pensiamo al paese. E il jolly si chiama? E questo vuol dire i Renzi. Oh. Io parlo con persone da nord, guardi, io parlo persone da nord a sud per lavoro tutti i giorni e chi comincia a parlare di politica, ma dice mai Renzi. Fabio, lei pone un problema fondamentale, perché nel partito, nel PD, lo sappiamo tutti, molti dicono quella è pura comunicazione. Troppo sveglio il ragazzo, sulle questioni di fondo non ci convince perché è uno strappo rispetto alla storia. Come consenso potenziale, Fabio, tu sollevi la questione che è la questione della candidatura Renzi, però uno che si propone come rottamatore di un'intera classe dirigente vuole arrivare a spallate sfondando la porta e le mura. E fa parte della strategia di comunicazione, come capisci, però chi sta nelle mura e nella porta dice: vabbè, senti, se cominci così, vediamo se alla conta poi ce la fai. Grazie anche a Fabio. Allora.